Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Pensavate che Inter-Juventus fosse finita qua? Le polemiche non si placano, ma non per tutto ciò che è successo nel campo, ma per alcune cose che sono successe fuori dal campo. Quanto pare Wojciech Szczęsny avrebbe rifiutato di fare un selfie con un tifoso interista a Milano Malpensa. Io mi fido tanto dei social e voglio leggervi questo post che racconta appunto tutta la vicenda. Lunedì 7 ottobre. Aeroporto di Milano Malpensa. Persone vicino a me possono testimoniare il fatto. Dopo la vittoria della Juve sull'Inter per 1-2, un ragazzo probabilmente interista aspettava il proprio aereo con una sciarpa nero-azzurra in uno dei tanti gate che l'avrebbero portato al sud. A un certo punto lui, Wojciech Szczęsny, portiere della forte Juve, il ragazzo a voce bassa, papà, c'è il portiere della Juve, vado a chiedere la foto. Il papà con un sorriso. Certo, corri. Dopo esattamente 30 secondi, il giovane torna dal padre, già fatta, con voce spezzata, delusa ed imbarazzata, probabilmente dalla vergogna, risponde: no, mi ha detto che sono dell'Inter e mi ha mandato via. Puoi giocare nel Milan, nell'Inter, nella Juve o in terza categoria, ma se con i tuoi simili sei così, sei un uomo di merda. Non basta vincere in campo se nella vita sei un perdente. Lo sport è rispetto, Wojciech Szczęsny. Chiedo la massima condivisione in modo che questo post possa in qualche modo arrivare a questa personcina. Ora io vi chiedo, ma Szczęsny ha fatto bene a dire no a questo bambino? A dire no ad un selfie ad un bambino solo perché era interista? Secondo me sì, proprio perché era interista ha fatto bene a non concedergli questo selfie. Voi mi direte, ma questo è matto. No, è giusto così. Il bambino ha scelto l'Inter, che è una squadra che gli priva un sacco di emozioni, di gioie calcistiche. È normale che lui debba vivere nell'amarezza, anche queste piccole cose. Per cui Szczęsny ha fatto il suo bene, ha detto, hai scelto questa strada, io non posso deviarti a tifare Juventus con il selfie. Tu devi continuare con la tua strada, l'interismo, i patimenti, le aspettative non rispettate. Insomma, hai scelto un tortuoso cammino ed è giusto che tu lo concluda questo cammino tortuoso. È un po' come Gesù in Quaresima, non è che trovava il primo passante e gli chiedeva il tozzo di pane, no, hai scelto di fare il digiuno per 40 giorni e che digiuno sia. Poi oltretutto ragazzi, diciamoci la verità, ora è già una cosa paradossale che mio padre mi porti allo stadio. Non mi ha mai portato allo stadio a vedere la Juventus perché lui era disinteressato, ma supponiamo il caso lui fosse uno juventino sfegatato. All'epoca, quando ero bambino io, c'era Paiuca in porta dell'Inter, se lo trovavo e gli chiedevo una foto, lui da juventino avrebbe fatto bene a prendermi a calci nel culo, non a dirmi sì certo, vai a farti la foto. A parte le cazzate ragazzi, questa storia puzza lontano un miglio di fake e per un sacco di ragioni, sia per come è scritta. Quando uno subisce questo malcontento, generalmente lo lascia andare sui social così, proprio di pancia, va a insultare l'uomo in questione che non fa il selfie, non concede il selfie al figlio. Non è che va a edulcorarlo così con tanta suspense e storytelling. Anche meno, ecco. A parte questo, io non mi spiego un po' la logistica che mente Szczęsny, torna da Milano a Torino, poi da Torino torna a Milano, insomma fa un casino nero. Caccia l'euro e vai col jet privato, non lo ha fatto, giustamente, è andato da Milano Malpensa per risparmiare, per andare con la EasyJet probabilmente in Polonia. Un'altra cosa ragazzi è che se questa storia è reale, ok, è reale, ragazzi, io penso che bisogna votare Szczęsny come miglior giocatore del mese e deve vincere a mani basse. Detto questo, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ditemi sotto la vostra nei commenti e ci tenevo a dirvi che sto pensando a delle rubriche da fare in queste due settimane vuote per la sosta delle nazionali. Avevo pensato a delle cose come i 5 allenatori peggiori, 5 allenatori migliori, le 5 partite peggiori, le 5 partite migliori. Prendiamo dei lassi temporali abbastanza contemporanei ragazzi, 5 acquisti migliori. Insomma, ditemi voi che cosa vorreste approfondire in questo periodo e cercherò di portarvi. Vi ricordo anche che giovedì sarò in live su Twitch per definire anche con Emilio tutta la programmazione del canale di Twitch, quindi vi invito a seguire. E vi ricordo anche che oggi c'è lo sconto del 15% sul mio shop di merchandising. Date un'occhiata, se vi piacciono i prodotti acquistateli. Ciao a tutti e sempre, fino alla fine, forza Juve! Deus tuo, Dio.